degrado e abbandono, ma la colpa è di chi deve vigilare. Anche i torresi soffrono per il degrado in cui versano le 100 fontane. Soprattutto i cittadini che ancora riescono a ricordare quando il luogo era il centro della storia e della vita quotidiana di Torre del Greco. Le 100 fontane di nuovo nell'abbandono dopo la bonifica prima del periodo estivo. Sì, non passa molto tempo che già abbandonano tutto, il degrado aumenta sempre. Fanno i lavori e dopo 10 giorni nessuno controlla niente, immondizia, spazzature, acqua, cacca di cane, tutto c'è. Nessuno controlla niente, i vigili passano e se ne vanno e la gente fa quello che vuole laggiù. Sono numerose anche le abitazioni nei dintorni delle 100 fontane. C'è un palazzone là, ci sono molti abitanti e loro, cioè, il degrado lo vedono pure loro, si affacciano e trovano l'immondizia, la spazzatura e tutto quello che c'è, c'è. Poi no, non, nessuno va a spazzare, ogni tanto, dopo 5-6 mesi vedi qualcuno che va pure a spazzare un po', però il giorno dopo è di nuovo così, perché non c'è controllo, capì? Non c'è controllo, nessuno si interessa. Qualche volta il vigile lo vedo passare, ma non è che camminano come una volta, andavano a vedere nei vicoletti, se ci sono delle cose che non vanno, nessuno si interessa di niente, nessuno. Siamo una città abbandonata. È uno stato di abbandono perché gli amministratori forse non sono buoni, chi comanda della città non è buono, non si interessano solo le fiffi, perché questa potrebbe essere anche un'acqua potabile, è un'acqua salutare, ma che non fanno passare manca per la capa, a me a ricorrere. Come state a fare? Ci ce l'hanno pigliato? Con noi stessi. Anche i cittadini che sversano rifiuti all'interno? Vabbè, questo poi è... non è che è proprio per le abbandonate, non se lo fanno passare neanche per la testa. E intanto quelle le prime zone della città erano queste. È proprio abbandono proprio. Io vorrei vedere il sindaco di Torre del Greco, dove sta? Guarda, si affaccia dal balcone, non vede delle 100 fontane tutte maritutte. Andiamo sempre a peggiorare. Poi ho fatto una domanda del tombino là, da 20 anni, sta sempre così. Non viene mai aggiustare. Fanno sì, e non vengono mai aggiustare. Questo è Torre del Greco. Siamo proprio decaduti.